A Massa Martana, in provincia di Perugia, si è svolta la Gran Fondo Martani Superbike. Quasi 600 partenti dal centro storico di Massa Martana per un percorso di 45 km e 1450 metri di dislivello. Partenza alle ore 9.30. I primi chilometri sono un mangia e bevi tra i boschi nei dintorni della cittadina umbra, per poi iniziare la salita verso il GPM di giornata dei Monti Martani. Al 16° chilometro a fare l'andatura è Pierpaolo Ficara del Rolling Bike, che ha alle sue spalle Marco Galeotti, Stefano Valdrighi e il compagno di squadra Vincenzo Saitta. Poi via via tutti gli altri. Al Gran Premio della Montagna dei Monti Martani il primo a transitare è Vincenzo Saitta, che ha qualche manciata di secondi di vantaggio su Filippo Bertone. A seguire Marco Galeotti in terza posizione e Stefano Valdrighi al quarto posto. C'è grande attesa a Massa Martana per accogliere il vincitore di questa edizione della Martani Superbike e il primo a presentarsi sul rettilineo d'arrivo è Vincenzo Saitta del Rolling Bike, che va a vincere con il tempo di 2 ore 2 minuti e 18 secondi, seguito dalla coppia Bottecchia Factory Team Filippo Bertone e Stefano Valdrighi, che chiudono nell'ordine. Per la gara femminile a vincere è Cristiana Lippi del Ciclissimo Bike Team, seguita in seconda posizione da Oriana Goretti, MPM Team. Terza è Cristina Gaudenzi del Team Bikers Nocera Umbra.